Devo fare una lista di nomi per mia moglie che sta male, deve fare l'operazione alla schiena. C'avevo tutto lì dentro, tutte le visite a Pesaro, qui all'ospedale, tutto lì dentro avevo. La risonanza magnetica, il dischetto, insomma è una roba, mi serviva molto quello, mi serve. Allora ho preso, l'ho lasciato lì sopra la tetta della macchina. E poi sono andato dentro. E poi sono tornato fuori, che in cia, me l'hanno visto. Sono andato via così. Quando sono a casa, tutta la busta della roba è in cima dentro la porca. Sono ritornato subito giù. Ho rifatto la stessa strada dalla stazione, no? Sono andato su per la nazionale, poi dal semaforo ho girato, no? Poi sono andato giù, poi verso la chiesa. Io sto lì a San Lazzaro, al centro commerciale. E non l'ha trovato? Non l'ha trovato, due volte sono andato giù, una volta anche a piedi. Oh, non l'ho trovato. Io sono stato via da lì dal dottore per andare al centro commerciale, 5 minuti ci ho messo. Io convinto di vederla per terra quando sono ritornato giù, perché è volata via tanto da sopra la macchina. Niente, non l'ho trovato. Qualcuno che l'ha ritrovato, una sacca di documenti importante, chiede che gli venga restituito. Servono sì, perché sennò mi tocca rifare tutto il viaggio, lei sta male. Non so come fai, non si possono rifare. Adesso magari cercherò di andare dove li ho fatti, può darsi che ce li hanno, ma è una roba lunga. Che colore era questa busta? Bianca. C'era il dischetto dentro, era bella pesante. Ho fatto a Pesaro tutti i costi del pronto soccorso. E poi sono andato a Senigallia e c'era tutte le ricevute dove sono stato. Che giorno l'ha persa e che ora era più o meno? Era verso le 9, l'altro ieri. È lunedì.